Ciao bello, io sono Ste, l'aspirante elfo e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi prepariamo insieme il pane elfico, ma prima di fare ciò ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano e nerd e qualche volta anche esoterismo. Ma adesso vediamo come preparare il gustosissimo Lembas. Per fare il pane elfico ti serviranno 250 g di farina, io ho mixato quella integrale con quella normale, ma puoi farla o solo con quella normale o anche solo con quella integrale, 60 ml di olio di semi, un cucchiaio di miele di acacia o miele millefiori, quello che preferisci, 40 g di zucchero di canna, l'infuso di rosa o di qualsiasi altra tisana preferisci. Io ho utilizzato 3 bustine di infuso di rosa, solitamente bastano anche 60 ml, però io per convenzione ho fatto tutta la tazza. Metti caso che mi debba servire altra acqua, ce l'ho già fatto con l'infuso, un pizzico di sale, il succo di limone, 10 mandorle e ovviamente il lievito per dolci. Per prima cosa uniamo l'olio di semi, successivamente uniamo lo zucchero, mescoliamo con la frusta o anche semplicemente con il cucchiaio, setacciamo la farina e la aggiungiamo un po' alla volta e non tutta subito perché prima vanno inseriti anche a man mano gli altri ingredienti e poi mescoliamo. Aggiungiamo un po' di tè. Aggiungiamo un cucchiaio di miele. Aggiungiamo il succo di un limone e subito dopo aggiungiamo delle mandorle tagliuzzate grossolanamente. Aggiungiamo un altro po' di tè, aggiungiamo la farina e allo stesso tempo aggiungiamo metà bustina di lievito per dolci e mescoliamo. L'impasto deve essere comunque unto, morbido, non tanto duro e secco, un po' appiccicoso, vedi le mie mani, e lo lasciamo riposare per mezz'ora o un'ora, quindi ci vediamo fra poco. Cospargiamo un po' di farina sulla carta da forno, prendi un pezzo di impasto, metti ancora un po' di farina, con un coltello non troppo tagliente, così di farlocchi a punta arrotondata, facciamo le formine. L'impasto deve avere uno spessore di mezzo centimetro o anche un centimetro. E facciamo dei quadratini o rettangolini. E poi nella parte non tagliente incidiamo la riga. Se vuoi fare un regalo di Natale o anche di compleanno, ti suggerisco di fare le fettine più piccole, così da risultare un po' più carino. Con il Lembas è tutto per oggi. Come hai potuto vedere, è una ricetta facile e anche molto economica. Ho provato in vari modi a farlo, ma questo sicuramente è quello che preferisco, anche perché avendo un sacco di problemi, intolleranze, questa è quella che mi sono trovata meglio. E soprattutto è anche molto economica, perché come hai visto servono pochi ingredienti e soprattutto ingredienti che hai già. Non rischi di dover buttare ingredienti che utilizzeresti solo una volta e poi lasceresti lì. Quindi questa è la mia versione del pane elfico, che trovo molto buono.
cosa è semplice e molto economica. Quindi fammi sapere tu cosa ne pensi, se hai intenzione di provarlo, dimmi dopo se ti è piaciuto o meno. Fammi sapere se hai qualche domanda o qualcos'altro e soprattutto fammi sapere se sei più un elfo che ti basta semplicemente un morso per essere sazio oppure se sei un hobbit che ne mangia i macchini. E con questo è tutto, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed elfica e gustosa giornata. Ciao Mello e grazie di essere stato a cucinare con me.